Ai Branded Content Entertainment Awards 2020 si è aggiudicato il Grand Prix il progetto Borghi Ritrovati, una sfida per una nuova vita di Publicis Italia per Leroy Merlin. Per questa iniziativa in realtà c'è stato un vero e proprio trionfo perché si è meritata anche una menzione speciale come Best Creative Idea, il primo premio per tipologia come TV Original Production, primo premio nella tipologia evento e infine anche il primo premio ex aequo come Purpose Driven Content. Insomma, per l'occasione abbiamo intervistato Paolo Bartalucci, che è il direttore creativo associato di Publicis Italia, per farci raccontare sia, come dire, il sentiment di soddisfazione per tutti questi premi e anche per farci dire un po' quali sono, a suo parere, gli asset che hanno reso vincente questo progetto. A te la parola, Paolo. Siamo molto felici di aver vinto questo premio, un premio ambitissimo, un premio che ci riempie di soddisfazione. Credo, ma sarebbe meglio chiedere alla giuria, che sia stato riconosciuto il purpose del brand, che secondo noi viene fuori in ogni singolo attimo dell'operazione, per poi essere raccontato anche dalla trasmissione TV. Ci sono degli elementi che dalla case e dal suo storytelling vengono fuori che sono potentissimi, tipo le case vendute o affittate, le persone tornate lì a vivere o semplicemente a visitare un borgo che era stato quasi completamente dimenticato. Sono stati riaperti dei vecchi spazi e ampliati altri negozi. Più che un'operazione, direi che è stato quasi un mezzo miracolo, perché è stata un'esperienza di bricolage collettivo che ha visto sposare il progetto direttamente al target, che ha aiutato fattivamente nella ricostruzione del borgo. Credo che sia stato questo il motivo per cui abbiamo vinto, sia con il relooking di Calamecca che poi anche di altri piccoli paesini. Publicis, il premio di ADC Group, ha vinto anche il riconoscimento di Best Branded Content and Entertainment Agency. Paolo, qual è il rapporto che lega l'agenzia a questa forma di comunicazione? Insomma, vi siete strutturati internamente per un'offerta ancora più strategica di contenuti di brand? Ma in verità in Publicis il livello di attenzione sul brand content è sempre altissimo. Cerchiamo di coinvolgere ed emozionare il consumatore, il target, attraverso uno storytelling, passami il termine, tailor-made, cercando di integrare sempre al meglio i brand all'interno della struttura narrativa. Cerchiamo in pratica di creare empatia. Solo se lo sviluppo narrativo e il placement si intrecciano perfettamente tra loro, ogni testa del mosaico va a posto e quindi creiamo uno strumento perfetto. E per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto sulla strategia, deve mirare a costruire una vera e propria e forte identità di marca attraverso un prodotto mediale, aumentando il sentiment in maniera costante e strutturando la comunicazione nel medio-lungo termine, un po' quello che abbiamo fatto appunto su Leroy Merlin e con tutti i prodotti, tutte le operazioni che sono state fatte in questi anni di CSR. Ricordiamo che questo progetto è una docu-fiction pensata non solo per la TV, ma pianificata anche sui social di Leroy Merlin e sul digital, che aveva come obiettivo quello di diffondere il brand purpose di Leroy Merlin: quando migliori la tua casa, migliori la tua vita. Paolo, secondo te questi valori al centro di questo progetto potrebbero essere, come dire, un trend che caratterizzerà i progetti di branded content e entertainment per futuri? Ma secondo me sì, perché al centro di questo tipo di operazione c'è la storia narrata e naturalmente il brand che è ancora lì, che cerca non tanto di far parlare di se stesso, ma dei valori e quindi dei valori che ha sposato. È qualcosa che si colloca, direi, in una direzione un po' worldwide, passami il termine, qualcosa che ormai si fa tanto negli altri paesi e che in Italia si è iniziato a fare da qualche anno, ma che funziona benissimo non solo per attirare il target, ma dare veramente validità a quello che è un brand. È stato un progetto nato da un'idea dell'agenzia, dall'azienda o, come dire, partorito in team tra i due player? Insomma, ci racconti un po' com'è nato? Ma l'origine dell'idea nasce, diciamo, è collettiva, perché è stato un progetto scritto e sposato a più mani. Non c'eravamo solo noi, ma c'era anche la rete, c'era lo stesso brand, c'era l'agenzia media. È stato un bel progetto perché appunto è stato un progetto collettivo. Quando siamo andati nel paese eravamo un centinaio. È stata veramente una invasione pacifica e lì direttamente per qualche giorno si è vissuto proprio
con l'area del cambiamento nel paese, portato da un progetto del genere. L'abbiamo visto appunto, come ho detto prima, direttamente sulle facce degli abitanti, quello che stavamo dando e quello che stava succedendo. E proprio per questo anche durante le riprese ci sono stati dei piccoli fine tuning, delle variazioni, oppure delle cose sposate direttamente dal target, come il ripristino per esempio di alcuni oggetti di uso comune, come era per esempio l'arredo urbano, che è stato un po' rimesso a posto non solo dalle Leroy Merlin, ma direttamente dagli abitanti. Insomma, obiettivo raggiunto? E soprattutto ricordiamo anche il nome di questo piccolo borgo. Sì, un obiettivo raggiunto al 100%, tant'è vero che l'operazione si è poi spostata in altri piccoli paesini e probabilmente si sposterà in futuro, se ci sarà la possibilità anche da parte del brand di poter ripetere l'esperienza, perché è stata un'esperienza assolutamente valoriale, assolutamente di alto prestigio e di alta utilità, anche perché anche le autorità locali ne hanno poi parlato, gli stessi giornali, ed è un'operazione che è talmente stata di successo che già le Leroy Merlin e altri paesi hanno chiesto di poter aderire a questa idea. Il borgo è un piccolo borgo dell'Appennino toscano, quasi che sconfina verso l'Emilia, e si chiama Calameca, che è in provincia di Pistoia. Sulla base dell'osservatorio di Publicis Italia, quali saranno i trend futuri di questa leva, che è sempre più importante nel media mix delle aziende, e quali sono anche le richieste che i clienti vi fanno quando vi commissionano questo tipo di progetti? Ma diciamo che ogni progetto è data driven, si tiene conto delle preferenze dei consumatori, della elasticità della domanda e anche da quello che offrono un po' i competitor, sia come agenzie che come altri brand. Quello che viene chiesto di volta in volta è assolutamente un dare valore, un rendere valoriale in maniera emotiva e diretta quelli che sono i riferimenti del brand. Sostanzialmente ci chiedono di avere una grande visibilità e di far sposare i valori del brand, quello che ormai succede con lo storytelling e con lo story branding. Bene, infine volevo raccogliere il tuo giudizio sul format All Digital, che per la prima volta quest'anno ha caratterizzato il premio di ADC Group, sia nelle Digital Live Presentation e nella riunione della giuria, che nella cerimonia di premiazione. Insomma, buona la prima! Ma il format secondo me è stato vincente, perché pur vivendo nell'epoca del Covid, quindi letteralmente separati e con il problema di non avere troppa empatia con gli altri, invece si è prima cosa respirato subito un'aria buonissima, perché c'era tanta positività nel fatto di poter aderire a una giuria e di poter essere in contatto con clienti, con altri creativi o comunque con addetti al lavoro. E poi il format si è sviluppato bene, è stato veloce, concreto, e anche per noi che eravamo comunque lontani è stata un'occasione per dare qualcosa in più alla creatività, perché comunque anche facendo le giurie si dà qualcosa alla creatività, perché si vedono altre cose e si riesce a consigliarci. Io ho avuto poi dei contatti con altri giurati immediatamente dopo, è stato molto bello, è stato comunque un acceleratore di idee e di pareri. Bene, siamo molto contenti che il tuo giudizio è così positivo. Ringraziamo Paolo Bartalucci, per ADV Express TV è tutto, Elena Colombo.